Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me. Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui, altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Oh, non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo il tassista negli anni 30. Lavoravo di notte perché si guadagnava meglio. Il mio turno era appena finito quando incontrai Paulie e Sam. Dove andiamo? Lontano! Veloci! Merda! Accosta di fronte a quel bar. Il locale di Salieri? Sì, quello lì. Aspetta qui. Perché?
Lo vuoi ricevere un regalino dal don oppure no? Cazzo. Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina hai sbandato per non investire una vecchietta, capito? Sì, certo. Ci vediamo, ragazzi. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni. E per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro, ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. Ehi, hey, amico, ti ricordi di me? Ah, sì? Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Ah, mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Guarda. Come va, ragazzo? Dino, Lu. Siete qui per incontrare il don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. La metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potreste non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia.
Tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi, tu ci campi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene, vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. E se questa mazza non mi basta, mi sono permesso di preparare delle molotov. Ehi, ehi, ehi! State attenti, però. Non vorrete dare fuoco ai capelli. Ehi, c'è tutto! È tutta una sbagliata, imbecille! Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora, ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. E tu, vedete, non fate beccare a Porcera un'altra volta. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Ehi, capo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor Salieri. Bene, bene, sedetevi. C'era Morello? Nah. Ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli ruoterà senz'altro per intere settimane. Vedi? È questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman. È con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere sentirlo. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna. Per avere pagamenti puntuali, te la senti? Ah, sarei onorato, signore. Bene. Bene. Poli e Sam hanno garantito per te. Ma devi capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene.
prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole. E chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte. Non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga. Ma se dovessi esagerare, ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Polly e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. I picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? Della lealtà. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Eccellente. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Benvenuto. Il barista, Luigi, non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia. È ora di riscuotere, picciotti. Tu, Tommy, stai alla guida. Polly e Sam fanno il resto, normale routine. Facciamo poche fermate oggi. L'ultimo pezzo del motel è stato misero. Assicuratevi di incassare gli interessi. E cosa fate, capo? Non alzate un dito su nessuno, a meno che non sia necessario. I nostri clienti devono capire che gli forniamo un servizio prezioso. Devono guardarvi e vedere San Michele. Credere che li proteggerete. Fatele spezzare a Morello le gambe. Noi siamo migliori, ma il pizzo è dovuto e lo si deve pagare. Ce ne occupiamo noi. Vado a Ralphie per un'auto. Ok, boss. Tu sai come aprire una di queste, Tommy? Rompo il vetro e poi la apro. Facile. E poi passo il pomeriggio a riparare il finestrino. Guarda. E poi... impari. Sei veramente un mago, Ralphie. A dire a Salieri che d'ora in poi questo posto è nostro. Lo capisci? E non tornare, se non vuoi fare una fine peggiore dell'amice tua. Aiuta Sam. Stanno cercando di farlo cantare. Hai bisogno di un dottore. Io posso aspettare. Tu porta Sam fuori da lì. Sam. Ti hanno ridotto male, i bastardi. Avanti. Andrà bene. Hai la pelle dura. Merda. Ho preso i soldi, Tom. Sei quel bastardo. Ed ecco come un sempliciotto passa dalla carriera di tassista a quella di mafioso. Fortuna? Io non la vedevo così. Parcheggiare proprio in quella strada, fare una pausa quando Polly e Sam giravano l'angolo, era strano. Un po' come... non lo so, come se fosse destino.
Se ti fa sentire meglio, credici, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Voglio dire, un giorno ti spacchi la schiena lavorando onestamente in una città che cerca di schiacciarti fin da quando sei sceso dalla nave. E il giorno dopo hai le tasche piene dei soldi sporchi di Salieri e dai ordini agli altri. Non esattamente. Allora Salieri non controllava la città. Per ogni dollaro incassato da lui, Don Morello ne guadagnava 10. Corrompeva sbirri, politici, giudici. Se non riusciva a comprarli, li soggiogava con la paura. In effetti aveva terrorizzato l'intera città, te ne do atto, certo. Hai sentito parlare di Joey Crackers? Sì, compare nel fascicolo di Morello, il pugile, vero? Già, proprio lui. Da quello che so, Joey stava andando ad allenarsi. Fantasticava sulla conquista del titolo. Che diamine! Coglione! Ma cos'è, quindi con gli occhi chiusi? Guarda qui! Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Don Morello, io non sapevo. Conosci qualche aucio che ha una macchina come acchista in città, Joey? No! E a me dispiace molto. Andavo troppo piano. Vuoi dare la colpa a me? No, signore, è solo che... Solo che non ho mai fatto incidenti. Il danno è molto grave. Non ce ne sarà bisogno, signore. Le ruote sono a posto. Il radiatore è un po' ammaccato. Mio cugino... Secondo il mio informatore, Morello faceva una fortuna quando Joey Crackers saliva sul ring. È vero anche quello. Eppure, Morello ha lasciato quel poveraccio morto in strada, con la testa fracassata. Non ha senso. Magari sapeva che la carriera di Joey era finita, oppure voleva spaventare quelli che non pagavano il pizzo. Don Salieri diceva che quando Morello si arrabbiava, perdeva la testa. Tu... Hai avuto altri scontri con gli scagnozzi di Morello? Non subito. C'è stato un periodo di calma per un paio d'anni. Abbiamo avuto delle scaramucce con dei tipi che facevano i duri, ma in generale filava tutto liscio. Contrabbando, la protezione, io e i ragazzi andavamo a riscuotere in giro. Però, sarò sincero, molte volte pensavamo anche a spassarcela. Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Si terrà una corsa, sai? Oh, sì. Poli e Sam hanno scommesso soldi su... Mikey Dunn. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma è una testa calda. E ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mikey è venuto a chiedermi un prestito. Voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla cava. A me piacciono le auto veloci, è una specie di hobby. Si è rivelato... un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero uno. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del quartiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mikey che hanno scommesso tutti. Potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Vai, ad esclusione di Morello. Crede punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo? Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Direbbero che la corsa è truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte, prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo.
Ehi, Tommy, il grande giorno si avvicina. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello le sue vittorie. No, signore. Gli manderà un messaggio. Così, stanotte, prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo. E il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo. C'è un altro tipo, poi. Lucas Bertone. Devi portargli l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su. Renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta, perché il turno di Bobby finisce all'1:30 e il suo collega è uno stronzo. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, guarda qui che gioiellino. Non c'è molto tempo. Io lavoro in fretta. Resta qui. Ciao, bellezza. Ok, è pronta. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Ehi, puoi dire al signor Salieri che io sono sempre disponibile. Collaboro con tanti, è vero. Ma voi rimanete i miei clienti speciali. Auto calde, le fughe, ogni cosa al giusto prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Per il bene di tutti. Ok. Guida con prudenza. Del bagno. Io sono lì che prego che abbia portato un ferro e non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzione di pagarci. A questo punto i suoi figli si avvicinano. Quei due si scrocchiano le dita. Quelli erano energumeni. Erano energumeni altri tuoi medi. Cosa bevi dietro? Il mio uccello. Hai capito? Questo pazzo bastardo è uscito dal bagno e ha iniziato a pisciare tutto il locale. È vero. Non ha chiamato gli sbirri. A volte basta fargli credere che sei pazzo. Tom, avresti un momento? Certo, Frank. Abbiamo un piccolo problema. Il capo sta bene? Oh, sì, niente del genere. Mikey Donne, il pilota, è stato pestato per bene dagli scagnozzi di Morello. Braccio rotto, mascella rotta. È in ospedale, insomma. Gesù. Già, brutta storia per Mikey. Comunque, correrai tu al suo posto. Aspetta, come? Frank, Tom, io... Manca soltanto mezz'ora alla partenza, non c'è niente da discutere. Il Don vuole vincere, ma più di ogni cosa vuole che Morello perda. E tu sei il miglior pilota che abbiamo. Altrimenti l'avrei chiesto a qualcun altro. Sì. Ok, Frank. Bene, Ralphie ti aspetta con la macchina pronta. Scendi subito in quella pista. Dall'Europa il grande campione Martin Lichtenberg si è preso una pausa dalle gare internazionali per correre oggi qui con noi. Ecco la griglia di partenza, il favorito di Lost Heaven, Mikey Dunn, non parteciperà. Lo sostituisce Tommy Angelo. Beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna. Volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto di 6 mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Bene. E in qualche modo dovrò sdebitarmi. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Va bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso. Ci hai fatto fare un sacco di soldi. E Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E dov'è l'europeo? Starà indossando un paio di scarpe di cemento, poverino.
Tieni. Sei meritato ogni centesimo. Porta fuori la tua ragazza. Grazie, capo. Bevete, ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto un po' di... La corsa è stata grandiosa, eh? Salute. No, no, però regalerò a mia madre un cappotto. È bravo, ragazzo. Adesso va a farti un drink. Le mie congratulazioni, campione. È stata solo fortuna. Ah, sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi... Devi offrire tu? Ecco, ora sei pronto per le fotografie. Grazie. Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così sbronzo che lo investirebbe un'auto parcheggiata. Sì, ok. Lo riporto a casa sano e salvo. Ultimo giro, Tom. Vuoi qualcos'altro? No, vado a casa. Senti, Tommy, prima che te ne vada, posso chiederti un piccolo favore? Certo, Luigi, che posso fare? Ecco, accompagnare mia figlia. Sara? A quanto ne so, se la sa cavare benissimo da sola. Lei è in gamba, sì. Ci sono persone poco raccomandabili dalle sue parti, come dire, teppistelli, sai, cattivi ragazzi, che la infastidiscono, fanno i cascamorti. Sara, questo lo sa usare bene, ma non vorrei che dicesse delle cose che loro non gradiscono, cose spiacevoli. Però se tu l'accompagnassi, beh, quei teppisti si ricorderebbero che è la figlioccia del Don. Non c'è problema, Luigi. È un onore. Grazie. Sara, stiamo chiudendo. E lui che ci fa? Tom ti accompagnerà a casa. Davvero? Ehi, è solo lavoro. Così ti lasciano stare. Va bene, se ti fa stare più tranquillo. Ehi. Ci vediamo domani. Prendo il cappotto. Io ti aspetto qui fuori. Buonasera, dolcezza! Ci stai tradendo per caso? Fottetevi tutti! No, avanti, non fare il broncio, bambolina. Il tuo fidanzato potrà guardare, che ne dici? C'è qualche problema qui. Il vero problema sei tu che provi a soffiarci la ragazza, capo. Se non fate attenzione, finirete 3 metri sottoterra. È la vostra ultima occasione. Non ci spaventi. Sappiamo per chi lavori. Salieri da giovane sarà anche stato un pezzo grosso, ma ora si è rammollito. È solo questione di tempo, Morello lo farà fuori. Non mi serve Salieri, e nemmeno altri. Non per questo. L'avete sentito? Mostraci che cosa sai fare, damerino. Tommy! Hai un buon gancio destro, devo dire. Sanguini. Andiamo su a casa mia. Do un'occhiata. Allora, ti vuoi accomodare o aspetti fuori? Aspettavo di essere invitato. Non hai capito, campione. Controllo solo che tu stia bene. Siediti sul divano adesso e tira sulla manica. Prendo il set da cucito. Non sembra così grave. Vuoi che ti dia qualcosa? No, sto bene. Non devi fingere. Come? Lo vedo che ti fa un male cane, Tom. Se non vuoi ammetterlo, chiedi a Poli di rattopparti. Che cos'hai lì?
Un omaggio del Don. Ancora un po'. Ok. Ce la farai a sopportare? Sì, ce la farò. Bene. Perché non voglio che la signora della porta accanto venga a lamentarsi per i rumori. Cerca solo di fare in fretta. Ci metterò il tempo che ci vuole. Se metto male i punti, resta la cicatrice. Davvero? Hai ricucito tanta gente? Solo mio padre. A volte capita che mia madre litighi con lui. Si è specializzato nello schivare i piatti. Così gli ha infilzato un bel ferro da maglia dritto nella mano. E perché? Perché era ubriaca marcia e anche gelosa. Fatto. Non è certo un capolavoro, ma servirà. La cicatrice che resterà mi farà pensare a te. Per stanotte dormi qui. Non ti lascerò vagabondare in giro mezzo sbronzo. Specialmente con quei tipi che ti danno la caccia. Ok, va bene. Per caso hai una coperta in più? No. E la caldaia è rotta. Non importa. Chi sta cosa è intollerabile? Beh, Sara sta bene, capo. Ci ho pensato io. Hai iniziato a lavorare qui quando non arrivavo al bancone. Io non ho avuto una figlia, Tom. Farei di tutto per quella piccolina. Anche io. Anche noi, capo. È vero, confermo. Tutto per Luigi e Sara. Ma cosa cazzo si credono quei bastardi? Che sia un parco giochi? Li farò a pezzettini con le mie stesse mani. Noi offriamo protezione. Ma chi pagherebbe se sapesse che non riusciamo a proteggere le nostre donne mentre tornano a casa? Allora cosa dovremmo fare? Dare una bella lezione a quei tizi. Dovete rompergli tutte le ossa che hanno, riduceteli in sedie a rotelle, spaccategli la faccia così che nemmeno le loro madri potranno guardarli senza urlare. Dove si nascondono? Secondo un nostro contatto tra gli sbirri a Chinatown. Big Beef potrebbe sapere. Tommy. Tu vada a Vinny e rimedia qualcosa. Ci vediamo da bene. Sì, ok. Lasciate me e Besti sul marciapiede. Voglio che tutti quanti sappiano che non permettiamo che i cani randagi scorazzino nel nostro territorio. Sarà fatto, capo. Ehi! Ti servono dei ferri, Tom? No, sono a posto, grazie. Io e Poli dobbiamo dare una lezione ad alcuni teppistelli. Se li riempio di buchi, sporcherò il quartiere. Gli spaccherò la testa, è abbastanza. Sam ha dato una ripulita al magazzino di un tizio, eh? È autografata da Baby Root in persona. È una minchiata, ovviamente, ma fanno male. Non se ne accorgeranno nemmeno. Lo credo anch'io. Grazie, Vinny. Ve lo giuro, il culo più bello che avessi visto. Oh, oh. Billy è quel tipo dell'altra notte. Johnny, sta giù! Andiamo, andiamo, andiamo! Dobbiamo tornare in macchina, Tommy! Levati! Pensaci tutto. No. No, no, aspetta. Ti prego. Cazzo, io non voglio morire. Cristo, Tommy. Non devi farti scrupoli con questi animali. Uno come quello lì ti fotte alla prima occasione. Sparagli e non pensarci più, no?
Ma anche questa si è stanata. E che cazzo, Tommy? Cos'è quella faccia? Ti ricordi cosa volevano fare a sera, sì? Sì. Solo... Ehi! Squagliamocela prima che arrivino gli spiriti. Ho una scala. Non posso più andare avanti così. È stata fortuna. Ti darò la possibilità di rifarti. Una partita, capo? Dobbiamo parlare d'affari, Poli. Siamo nella merda. Viene dall'ufficio del medico legale di un collaboratore. Il suo nome era Ghillotti. Lo riconoscete? Certo, è uno dei teppisti che abbiamo cacciato. Sapete perché ha un proiettile in testa? Sì, ci dava problemi. La polizia dovrebbe ringraziarci. Era uno stupratore. Sì, ma lui era anche il figlio di un noto assessore. Per gettare un politico tra le braccia di Morello, la cosa migliore è toccargli i parenti. Cristo. Anche ancora il peggio. C'erano altri tra le lamiere? Sì, ma quello lì era già morto. Cos'era? Forse il nipote del presidente? Due colpi in testa, Poli. Se devi fare un lavoro, fallo bene. È vivo? Sì, l'hanno recuperato al St. Mary, ma ce l'ha fatta. Pensate possa identificarvi? Non lo so. Può darsi. Ok. Sentite. Prenderemo due piccioni con una fava. Il funerale di Ghillotti si terrà a St. Michael. Sam, tu devi andare. Mettete in fondo e individua il bastardo. E come lo riconosco? È appena sopravvissuto a un incidente d'auto. Il suo braccio è rotto, lo ingesseranno. Sam ha bisogno di un diversivo per rimediare ai vostri cazzo di casini. Mandi Tom a inzuppare il biscotto? Un bordello? Un posto raffinato, in fondo alla strada di St. Michael. Il Don ha investito parecchio denaro in questa attività. Anche io e Sam. Indipendentemente da ciò, il proprietario ha deciso di fare affari con Morello, scaricando noi. Vuole che gli faccia ricordare l'impegno preso. Esatto. Poi fai saltare tutto in aria. Che cosa? Morello vuole portare via un nostro business. Rimarrà a bocca asciutta. Ascolta, Tom, non possiamo mandare Poli e Sam. Le signorine li conoscono. Non riuscirebbero nemmeno a entrare. Ma tu sei quello ideale. Va bene. Che faccio col direttore? Occupati di lui appena lo trovi. Se le puttane ti vedono, sarà un piccolo avviso. Tolto di mezzo lui, vai nel suo ufficio all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e piazzi gli esplosivi. Vincenzo ti darà tutto quello che è necessario. Credete che l'esplosione sia un buon diversivo? Sì, ma usa la testa. Spara solo se sei certo di non farti beccare. Tommy, c'è un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello le informazioni sulle nostre operazioni. Prima di fare saltare tutto, dovrai sbarazzarti anche di lei. Vuoi che Tommy uccida una donna? Andiamo, Frank. È una coincidenza sfortunata per Tom, ma dobbiamo proteggere la famiglia. Si chiama Michelle. Di solito lavora in una delle stanze di sopra. La sua foto è nel fascicolo. I vostri compiti sono chiari? Sì. Tom? Ma certo, capo. Datevi da fare. Vai via! Vattene via di qua! Sei tu, Michelle? Che ti importa? Un tizio di nome Sam è un tuo cliente. Può darsi, Sam è un nome comune. Tu lo conosci. È uno che lavora per Don Salieri. Può darsi che ogni tanto l'abbia sentito parlare dei nostri affari. Può darsi che Don Morello ti abbia offerto soldi per vuotare il sacco. No, Sam si fida di me. Io non racconto nulla a lui. Beh, il Don ha perso un sacco di soldi per colpa di qualcuno che non riesce a tenere la bocca chiusa. Ho soltanto chiacchierato con alcune ragazze di Morello. Non volevo danneggiare nessuno.
Digli che mi dispiace, di Aldon, che d'ora in poi non parlerà più. Lo so. Mi dispiace tanto. Hai paura, quindi? Bene. Non dimenticare questa sensazione di puro terrore. La paura di essere coscienti di essere a un passo dalla morte. Perché se farai vedere di nuovo il tuo bel faccino in città, ti ritroverai con due buchi in testa. Sono stato abbastanza chiaro. Sei fortunata che Sam ha un cuore d'oro. Ora vestiti e sparisci, questo posto esploderà. Grazie. Non tornare, saremo a posto. A prescindere dai peccati, possiamo trovare redenzione nella morte. E William? Era un peccatore, questo è vero. Ma era anche un figlio molto amorevole, un fratello protettivo e un amico fedele. In virtù di tutte queste qualità, preghiamo perché la sua anima trovi la salvezza. E ora chiamo qui uno dei più cari amici di Billy che vorrebbe dire qualche parola. La ringrazio, padre. Io volevo soltanto renderti omaggio. Billy, non te l'ho mai detto, ma per me eri come un fratello. Io ho perso il conto delle volte. Mi hai salvato da un pestaggio. Non so davvero come sia. Che stai facendo? Aspetta! È lui! È stato lui a uccidere Billy! Ma che cosa ti ha preso? Uccidere dentro la casa di Dio. Erano tutti criminali, padre. Ladri. Stupratori. Assassini. E Dio era pronto ad accoglierli se avessero chiesto il perdono. Chi tra questi uomini avrebbe potuto redimersi aiutando i bisognosi? E magari avrebbe salvato anche una sola vita. Nessuno di noi, padre. Tu, bastardo, se hai qualcosa da confessare, fallo velocemente. Niente più sangue qui, ve ne prego! Chiedo perdono, padre. Eh? Potresti considerarla come una punizione divina. Che dici, siamo pari? Certo. Per ora. Per il disturbo, padre. Non voglio quei soldi insanguinati. Beh, hai accettato i loro. Non c'è molta differenza per come la vedo io. Dovrebbero bastare per coprire i fori delle pallottole e per tenere la bocca chiusa. Arriverà la polizia. Digli che il responsabile aveva un accento della costa orientale. Che veniva da fuori città. Capito? Non voglio mentire. Ma non dirò niente di niente. Bene. Sarebbe un peccato dover tornare. Cristo santo, Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente.
Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? Due speciali, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci tutta la caraffa. Ok, ormai ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghillotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione, prima, dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega, all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito. Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. È stato un bell'anno quello, finché Frank... Coletti, il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy. Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli e cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia? No, gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata ad uno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Hai reso l'idea. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Poli non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi, com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy. A quei tempi, tutte le cose passavano da Frank.
I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa? Vorrei che tu aiutassi Sam e Poli con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità? Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Poli terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato. Voglio che tutto fili liscio. Va bene. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Poli al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Sbrigati, Don! Ehi, ehi! Stai più attento! Ma sono appena asciugato! Scusa. Ci sei mai stato? Oh, certo. Abbiamo già fatto altri lavoretti in fattoria. Tranquillo. Non c'è nient'altro che metà di vacca e di cuore dove stiamo andando. Sono soldi facili, come piace a me. I ragazzi caricano i camion e noi ce ne torniamo a casa. Spero solo di fare in fretta un appuntamento. Ah, ti vedi con Sara, tu. Fai il turno di notte con la figlia di Luigi. Sei proprio un furbacchione. Prima ti metti a proteggere la sua piacerita per poi pigliarti la tua. Smettila, Poli. Avanti. Sto scherzando. È una brava ragazza. Tu sistemati e vedrai che lei sistema da te. E ho il divano che mi aspetta. Chissà che razza di storie potrebbe raccontare sul suo vecchio. Luigi era un killer molto spiadato sui tempi. Ah, davvero? Sai che ha cominciato a lavorare al bar quando era una bambina? Avrà visto e sentito parecchie cose. Per me conosce i nostri affari meglio di noi. Diciamo che ne sa abbastanza da non farmi troppe domande. E questo è un bene. Non sarai costretto a doverle mentire. Minchia. Dovresti sposarla solo per questo. Sam doveva aspettarci qui, ma non si vede. C'è qualcosa che non quadra. Non saltiamo subito a conclusioni affrettate. Si starà riparando dalla pioggia. O si è scolato il carico. Così si sveglia. Non sta arrivando. Va bene. Andiamo a vedere. Io ti giuro che se trovo quel bastardo ubriaco marcio e mi rovino il vestito per colpa sua, ci stacco la testa a morsi. Tieni. Nel caso French avesse visto giusto. Io vado ad avvisare i ragazzi. Ci impiego un attimo. Tu va avanti e controlla. Noi ti raggiungiamo. Ehi, sveglia. Getta quell'arma! Fatelo prima voi! Non c'è tempo per queste cose. Scusa, bello! Dovremmo usare le cattive. E va bene. Presto, corri! Ce l'ho sotto tiro! Oh! Sono io, Don! Poli? Perché ci hai messo tanto? Stavamo cercando Sam. L'hai trovato? No, non ancora. C'è solo lui. Era uno dei canadesi. Anche gli altri saranno tutti morti stecchete. Mi ci gioco le palle. Oh Cristo. Sono sbirri, Tommy. Ma io come potevo
Non hanno mostrato il distintivo. Non hanno nemmeno detto niente. Devono essere sulle propagande, Moreno. Non ha intenzione di lasciarci neanche questo. Ed esercito qui. Dobbiamo trovare semi e andare via. Voi state qui e guardateci le spalle. E piantate un buco in testa a chiunque si avvicini. A parte noi. Ehi, Poli. Ma che ti hanno fatto? Mi hanno beccato. Cristo, c'è un sacco di sangue. Puoi camminare? No, no, non credo proprio. Ok, 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 non mollare. Non prendere il furgone e ti portiamo dal dottore. Ehi, ehi, c'è la farese. Dammi, tu resta qui con lui. Ci vorrà poco, torno tra un attimo. Ok. Ehi, andrà tutto bene, Sam. Abbiamo visto di peggio. Sì, hai ragione, Tom. Anche donne e Tony! Già. È un cazzo di massacro. Come stasi? Beh, è stabile al momento. Vado a prenderlo. Tu resta di guardia. Forza, bello. Ora si torna a casa! Mi serve un dottore, Poli. Non mollare! Ce l'ho. Ok. Ok, ok. Che li metteranno in piedi. Ok. Poli! Abbiamo altra compagnia. Va bene. Salta su. Io sono qui con te, Sam. Se sono munizioni, è un Thompson da qualche parte. Sparagli appena si avvicina. Svuota il caricatore. Non devono assolutamente superarci. Siamo, Tom! Occupate di Sam, vado a svegliare il dottore! Sam, Sam! È fatta. Siamo arrivati dal dottore. Mi hai salvato tre volte. Cosa ci fai qui a quest'ora? Salve, dottore. Lo scusi per l'ora, ma c'è stato un incidente. Uno dei nostri è ferito. Ok, portalo dentro. Va bene, grazie.
resto con sé. Tu ne porti indietro il furgone e chiudiamolo lì. No, ti aspetto. Il dottore si era bello impegnato. Vediamo di non stare gonfiato sul capo. Vai, Tom. Andrà tutto bene. Ehi, sei stato in gamba. Sei in ritardo. La cena è fredda. Lavoro. Okay.